di merda, scusa l'espressione. Scatta la zona rossa in 4 città della Lombardia e oltre all'incubo del lockdown c'è anche quello di 2 nuove varianti scoperte tra i contagiati, quella inglese e una nuova, la scozzese. I focolai sono partiti dalle scuole. Il numero dei contagi, il fatto di essere una città grande alle porte di Milano, i cluster scolastici presenti, la presenza della variante inglese ha portato a considerare di mettere in campo questa azione. È iniziato tutto con una scuola materna. A fine gennaio abbiamo verificato all'interno della scuola dell'infanzia la presenza di un numero cospicuo di persone che presentavano sintomi tra bambini e personale scolastico. Nel giro di pochissimo abbiamo visto una sintomatologia ben diffusa. Poco tempo tutta la scuola è stata messa in quarantena. Sono preoccupata. Voi no? E anche gli altri 3 comuni di Regione Lombardia dove sono state istituite le zone rosse e nasce tutto da cluster scolastici. Dalla provincia di Milano a quella di Brescia, poco meno di 90 km, ma il problema è lo stesso. Io me ne sono accorto quando da un giorno all'altro ho visto un'impennata di contagi repentina. Ho sentito ATS, autorità sanitaria, e venerdì poi mi ha confermato la presenza della mutazione del virus della variante inglese, che oramai sembra preponderante. Parlano di più del 50% dei casi. Posso solamente dire che i contagi sono partiti dalla scuola dell'infanzia. Oltre agli insegnanti e al personale ATA c'erano dei bambini infetti, cosa che nella prima ondata non è mai avvenuto. La zona rossa forse andava un attimino presa prima, forse, questa decisione, non adesso. C'è molta paura in questi giorni. Assolutamente. La paura della variante è che non si sa come combatterla, secondo me. Al confine con la Svizzera, nel Varesotto, c'è Vigiù. È partito dalle scuole un cluster importante che ha fatto sì che si rendesse necessario uno screening di massa. Da questo screening è purtroppo emersa, oltre ad un caso di variante inglese, 14 casi di variante cosiddetta scozzese, che mi dicono essere una variante del tutto nuova. È nata verso la fine del mese di gennaio, quando nell'arco di 3 o 4 giorni ci sono pervenuti diversi tamponi positivi sia di bambini di 2 scuole primarie, sia anche del personale scolastico. Da parte mia c'è un senso di incredulità, perché nel giro di poco tempo trovarsi con delle scuole chiuse, avendo segnalato dei numeri strani un mese fa ed essere arrivati dopo un mese di fronte ad un'ordinanza di Regione Lombardia, lascia sbigottiti. Se lei avesse visto la gente che c'era qui davanti a fare la movidella di San Valentino, si sarebbe indignato. Sono nata nel 1938. E non le fa paura il Covid? No, io sono più forte di tutto.